Buonasera a tutti, iniziamo stasera la seconda conferenza del miniciclo che abbiamo chiamato Testimoni del nostro tempo. Abbiamo chiamato nel senso che siamo il Ecoistituto di Reggio Emilia Genova e la PS Zenzero che ha sede a Genova. Qui abbiamo una tradizione di conferenze e scambio di attività. La conferenza della volta scorsa, che era l'incontro con Enrico Calamai dal titolo Dai rifugiati ambientali ad un nuovo scenario del rapporto nord e sud del mondo, Enrico Calamai, ex diplomatico, è stato diplomatico nell'Argentina negli anni peggiori. La volta scorsa ci ha anche parlato del colpo di Stato in Cile, non solo l'Argentina, ma il colpo di Stato di quell'11 settembre, il primo 11 settembre tragico, e molti di noi hanno compartecipato a quel ricordo perché ce lo ricordavamo tutti. E scusate la digressione, volevo dire che la conferenza di Calamai è visibile e scaricabile dai nostri social, sulla pagina Facebook di Ecoistituto e sulla pagina YouTube di Zenzero. Stasera parliamo di agricoltura e su questo darei la parola a Teresa Tacchella, giornalista e membro del Consiglio Scientifico di Ecoistituto, per introdurre la serata. Grazie a te, Teresa. Grazie, grazie Maria Teresa Tuccio. Proprio ieri leggevo sull'inserto di un quotidiano del sud Italia un articolo dedicato alle cosiddette nuove tendenze del food. La tendenza è digitale, lussuosa e chimica, soprattutto tanta chimica c'è. L'importante, la novità è che emozioni, quindi il cibo che emoziona, che stupisce. L'importante è differenziarsi e suona dunque un po' strano questo volersi differenziare con ingredienti e informazioni sempre più omologati. Ma soprattutto stupisce come queste notizie, tra virgolette, siano pubblicate sull'inserto di un quotidiano regionale e questo ci fa riflettere su quanto la malinformazione sia capillare su questi temi. Malinformazione sulle cosiddette mode del cibo, come avviene normalmente sulla grande stampa. Notizie così lontane dal campo, dal seme, dalla terra, senza alcuna relazione fra la produzione del cibo e gli effetti sulla salute, di chi lo produce, di chi lo consuma, sugli effetti sull'ambiente, sul clima, senza porsi il problema del cibo sano, di quello avvelenato. E oggi siamo 8 miliardi su questo nostro pianeta. Hanno informato proprio oggi su questo. Ho voluto fare questo esempio per dire quanto siamo sottoposti a questo bombardamento mediatico e come ci sia bisogno di informazione seria, corretta. Un esempio per dire quanto sia importante l'ultimo numero dell'Ecologist italiano che presentiamo oggi. Il volume della libreria editrice fiorentina è dedicato alla nuova agricoltura contadina, l'alba della rinascita per la terra. Non mi dilungo, ricordo solo alcuni nostri compagni di viaggio in questo nostro incontro. Non c'è Vandana Shiva che si è ammalata, con noi ci saranno Giannozzo Pucci, Nadia Scialabba, Salvatore Ceccarelli, Stefania Grando, scusa, Pinuccia Montanari, Giovanna Sartori, Maria Teresa Tuccio l'abbiamo appena sentita, e tutte le persone che vorranno ovviamente intervenire con richieste, mi pare che debbano essere scritte. Prima quindi la parola, visto che aveva già iniziato a dirci qualcosa, la parola a Giannozzo Pucci, che ovviamente ci presenterà questo nuovo numero dell'Ecologist. Giannozzo Pucci è direttore dell'Ecologist ed è anche l'editore. Prego, Giannozzo. Allora, innanzitutto dico che la libreria editrice fiorentina ospita l'Ecologist italiano fin dal primo numero, perché è il luogo dove è atterrato
il messaggio di Vandana Shiva e prima ancora di Teddy Goldsmith in Italia, collegandosi con una tradizione italiana che in qualche modo è legata con il cercare un'altra strada rispetto al consumismo e al disastro ambientale che ne è conseguito. E Vandana è legatissima all'Ecology perché, fra l'altro, non solo per questo, ma il suo primo articolo l'ha pubblicato Teddy Goldsmith nell'Ecologist al tempo dei Cipco, eccetera. E mi sembra che questa sua mancanza, eravamo d'accordo fino a un'ora fa, diciamo, di cominciare alle 4:30 facendo le prove della traduzione e tutto, e a lei ogni tanto gli vengono queste cose, che gli viene un mal di schiena tremendo, per cui non poteva stare nemmeno seduta. E quindi, lei ha, si è dichiarata con una presenza, adesso siamo noi qui tutto intorno alla sua assenza, e anche a riflettere perché il suo messaggio conta tanto per noi, perché riesce così tanto a incarnare tutto ciò che noi, su cui noi cerchiamo di lavorare e per il quale cerchiamo di batterci. La chiave di volta di questo numero, che si intitola appunto La nuova agricoltura contadina, e si inserisce in questa vocazione della libreria editrice fiorentina, che è per una via d'uscita dal disastro ecologico, ma non solo ecologico, ma anche sociale, morale, a cui stiamo assistendo nella società, e si inserisce in una tradizione che in qualche modo è ben incarnata dall'enciclica Laudato Si di Papa Francesco. Allora, perché è intitolata La nuova agricoltura contadina? Prima di tutto perché quando si parla di contadini immediatamente si pensa a un passato superato, volete tornare indietro, eccetera. La nuova agricoltura contadina si basa su dei modi di coltivare che sono nati dopo la rivoluzione agricola industriale, quindi dopo le invenzioni che sono servite all'agricoltura industriale per imporsi sull'agricoltura, cioè all'industria per imporsi sull'agricoltura, e quindi nel 1924 con l'agricoltura biodinamica, che è stata la prima di una serie di scuole, che sono almeno 8, 9 o 10, che vedono le due o tre, anzi almeno tre scuole di agricoltura biologica, quella inglese di Howard, quella francese di Le Mer-Boucher, quella svizzera, che poi sono più di una, insomma, e via dicendo. Poi c'è l'agricoltura di Fukuoka, l'agricoltura naturale, l'agricoltura sinergica che nasce dopo Fukuoka, poi ci sono vari adattamenti dell'agricoltura di Fukuoka, per quella è stata un po' una chiave di volta, quindi la permacultura, e per finire all'agricoltura sintropica di Ernst, io non so pronunciare molto bene questo tedesco, Goetsch, che l'ha iniziata come svizzero, l'ha iniziata in Brasile ed è molto interessante perché ha mescola insieme la selvicoltura con l'agricoltura, diminuendo molto il fabbisogno di acqua, eccetera, eccetera. Però non sto a andare nei dettagli. Quello che conta è che sono delle forme di agricoltura che non hanno né dipendenza dall'industria, quindi né dipendenza da concimi chimici di sintesi, anticritogamici di sintesi, prodotti dall'industria, riducono anche il fabbisogno di macchine fino all'estremo dell'agricoltura naturale di Fukuoka, e fanno sì che gli strumenti di produzione siano in buona parte prodotto anche degli stessi coltivatori, o comunque collaborato a questo, anche hanno collaborato a questo, possono collaborare a questo anche gli stessi coltivatori. Però l'altro elemento è che questa è un'agricoltura che non è un mestiere, è molto più di un mestiere, è un modo di vivere ed ha bisogno di una vita comunitaria sul posto. Quindi è la via per andare verso la sovranità alimentare, coniugata nella maniera giusta.
Quindi è la via per veramente risolvere i problemi della fame, cosa che l'agricoltura industriale non risolve, perché prima di tutto produce meno per ettaro, come ha dimostrato molto bene Vandana, come per ettaro di produzione mangiabile, diciamo così. Secondo, che produce per vendere, cioè per fare denaro, non perché vada in bocca a chi ha fame. E quindi si hanno i fenomeni, tipo negli Stati Uniti d'America si produce un gran turco che va bruciato nelle stufe, oppure diciamo, tutto quello che va per i mangimi, quindi la soia, eccetera, che va per i mangimi che ci fanno, che producono carne in questi, diciamo, cimiteri di animali che sono i campi di concentramento industriali, eccetera. Quindi sono due mondi diversi. L'agricoltura industriale è un mondo, l'agricoltura contadina è un altro. E la nuova agricoltura contadina è quella che sceglie la strada di non mischiarsi con l'agricoltura industriale. E come diceva Don Milani, che è uno degli autori della libreria editrice fiorentina, la peggiore ingiustizia è fare parti uguali fra diversi, si sostiene che bisogna occorre una serie di leggi per l'agricoltura contadina e lasciare le leggi che ci sono per l'agricoltura industriale. Io ho riassunto al massimo la ragione, il cuore, diciamo, di questo numero, anche se molto più del cuore dirà Nadia, e diranno Nadia, Salvatore, Stefania e via. E però, ecco, dico, questo numero è nato da un fatto, è nato dal blocco che c'è stato, dalla modifica che c'è stata a una legge per la quale sono corsi 15 anni perché arrivasse al momento finale della votazione, e in quel momento finale, solo all'ultimo momento, è stata chiesta la cancellazione della cultura biodinamica. E questo da parte di scienziati autorevolissimi, premi Nobel, eccetera, che hanno agito in modo totalmente antiscientifico, perché non sono partiti dal analizzare la fertilità del terreno coltivato con la biodinamica, ma semplicemente dal modo che secondo loro non aveva abbastanza cravatte addosso con cui si fanno il cornoletame e altri preparati biodinamici. Ecco, questo è stato il punto di partenza, però dietro a questo punto di partenza c'è un mondo, e credo che nessuno meglio di Nadia e Salvatore e Stefania saranno in grado di svelarlo, di farlo partire. Io con questo ho finito. Grazie, grazie a Giannozzo Pucci, ma immagino che poi tornerai su questi argomenti. Volevo soltanto ricordare di Vandana Shiva, a quelli anche che si sono messi in contatto con noi in questo istante, non ha bisogno di presentazioni ovviamente, ricordo soltanto il Nobel Alternativo per la Pace, ricordo che è vicepresidente di Slow Food, i suoi primi scritti... Come? Buonasera. Sì, buonasera. E risalgono agli anni Ottanta, diceva appunto Giannozzo Pucci. Questo nuovo numero ospita due suoi interventi, lo dico così come cronaca, il primo sul pensiero meccanico, in sintesi l'agricoltura industriale e la violenza contro la terra e la sua biodiversità, esseri umani compresi. E poi Vandana Shiva ci indica in un altro suo intervento, in un altro suo articolo, la stella polare della nuova agricoltura, quella di cui ci ha parlato appena ora Giannozzo Pucci. E adesso la parola a Nadia Shalabba. Nadia Shalabba ha una lunghissima esperienza alla FAO, è un po' una nostra consigliera nel panorama agroalimentare. Con lei cerchiamo di capire meglio alcuni dati sull'agricoltura industriale e sugli effetti devastanti sulla salute di tutti noi e degli altri esseri viventi sul pianeta, insomma. L'agroindustria, gli effetti appunto dell'agricoltura industriale. Ci offrirà e ci parlerà Nadia Shalabba di numeri che molti non conoscono
e dei tanti effetti collaterali dell'agroindustria, delle nuove frontiere che ci portano ad un cibo che potrebbe essere senza terra e senza agricoltori. Un quadro inquietante. Nadia Shalabba. Prego. Grazie, grazie Teresa e grazie Giannozzo per questa opportunità. Devo dire che ho incontrato Giannozzo un anno fa e mi ha parlato di questo suo progetto di fare il libro e piano piano abbiamo fatto questa avventura insieme. Io sono pensionata della FAO adesso, dopo più di 3 decenni alla FAO, nel quale io ho lavorato un pochino su tutti gli aspetti del settore alimentare. Allora io adesso farò una presentazione piuttosto breve dei capitoli che ho scritto e poi magari facciamo delle domande che vi interessano di più, no? Allora, uno dei primi capitoli che mi ha chiesto Giannozzo di scrivere è sul nutrire l'umanità. E perché me l'ha chiesto? Perché si crede che senza agricoltura industriale moriremo di fame. E invece i dati della FAO dimostrano che su soltanto 25% delle terre agricole i contadini e le famiglie producono il 56% del cibo al mondo, mentre l'industria che occupa il tre quarti dei terreni coltivabili ne produce soltanto un terzo delle calorie e delle proteine del quale noi abbiamo bisogno. Però io invece di parlare adesso di tutti gli aspetti che poi ve lo lascio chiaramente leggere nel libro su come si definisce la sicurezza alimentare e tutto il resto, vorrei avere un filo conduttore su tutti questi capitoli sulla zootecnia, che secondo me è l'aspetto il più interessante di tutto quello che è il settore alimentare. Anche perché se noi guardiamo la sostenibilità di un settore alimentare, di come viene gestita la zootecnia, abbiamo sostenibilità o meno in tutto il settore. E magari dopo ve lo dico perché. Allora, noi con tutto quello che produciamo, e i cereali in particolare, per esempio il mais, 58% del mais al mondo viene dato agli animali. Queste sono delle risorse che sono state coltivate, che invece di andare all'uomo vanno agli animali, che è uno spreco, mentre specialmente i bovini, gli erbivori, potrebbero mangiare erba che noi non possiamo consumare, perché il 70% delle terre arabili sono dei pascoli. E noi oggi diamo tutto questo grano agli animali, ma anche al bioetanolo, insomma, alle macchine, mentre abbiamo un 12% dell'umanità che ha fame. Gli ultimi dati del 2020 davano 928 milioni di persone, oggi penso che superano anche 1 miliardo. Ma di tutto questo, di persone che non hanno accesso a una nutrizione idonea, è 1 su 3, che è tantissimo. Allora abbiamo tanti problemi nell'agricoltura, si parla molto della chimica. Io penso che il problema che noi abbiamo oggi e il problema del futuro non è la chimica, ma è la biologia modificata. Perché la chimica, anche il DDT che rimane nelle cellule grasse, anche lo troviamo nel latte materno, tutto il resto, però è inerte. 100 anni, 200 anni sparisce a un certo punto, ma il momento al quale noi facciamo una modificazione genetica nel quale il vivente viene modificato e si riproduce e fa dei danni oppure degli effetti comunque collaterali che noi non abbiamo calcolato, questo è il vero pericolo del futuro. E tutto questo viene veramente da una manciata di multinazionali che controllano il sistema alimentare. Noi abbiamo oggi 4 a 6 compagnie che controllano più del 40% di ogni settore alimentare, sia dei sementi che del mercato, degli animali, di tutto. E nel settore animale, per esempio, queste compagnie fanno in modo che i tratti sono geneticamente uniformi degli animali, questo per standardizzare per il mangime e per le infrastrutture, tutto uniforme. Ma cosa crea questo? Crea vulnerabilità, crea zoonosi, crea malattie, che adesso hanno detto che questo è il ventennio delle malattie chiaramente trasmissibili dagli animali all'uomo. Abbiamo appena sperimentato il Covid, però se andiamo su questa strada, la strada potrebbe essere peggiore, io spero di no.
usano molto la tecnologia digitale, sempre di più. Pensate che in Cina si usa già oggi il riconoscimento facciale per i maiali, per poter meglio gestirli. La genomica, stanno facendo delle carpe senza rischie, per esempio. Le tecnologie di evoluzione assistita, per esempio il pollame, di solito si uccidono i pulcini maschi, vogliono fare in modo che nascono soltanto delle galline femmine, anche per avere la resistenza alla sindrome respiratoria dei porcini. Insomma, c'è tutta questa tecnologia digitale che si sta sviluppando da queste grandi compagnie. Oggi pensate che nel mondo avicolo soltanto 3 società controllano il 100% del settore, cioè soltanto 3. E tutti questi sono comunque guidati dai finanzieri, che loro hanno delle azioni in tutte le società e lavorano un pochino in maniera orizzontale e controllano tutto. In Italia, per parlare di una cosa molto più specifica, stavo leggendo un articolo l'altro giorno che abbiamo la più grande azienda agricola in Italia, che si chiama Le Bonifiche Ferraresi, che sono quotati in borsa a Milano. Loro controllano il 42% della società italiana dei sementi e 51% della filiera dei bovini in Italia. Dunque noi abbiamo questi grandi padroni, i food barons, li chiamano ITC, che controllano il sistema alimentare. E sempre di più in tutta l'agricoltura, anche nell'agricoltura industriale, di OGM e tutto il resto, e questo è un capitolo che si chiama Scendere dalla ruota dei criceti, vediamo che abbiamo dei margini sempre più compressi per l'agricoltore. Anche chi ha soldi, chi ha terre, guadagna sempre di meno e deve sempre essere sotto pressione. In Italia, per esempio, dal 2010 al 2020, sono state chiuse 400.000 aziende agricole. Questo è il 30% delle aziende, è gravissimo, che rappresenta un 2,5% della superficie agricola. Questa digitalizzazione sta portando il sistema alimentare a non essere più prodotto dall'agricoltore, perché la macchina rimpiazza, ma neanche dalla terra, perché si fa nei reattori, come la carne sintetica. E ci sono tanti studi, e ne parlo un po' nell'articolo anche, che questa carne sintetica non è vero che usa meno gas effetto serra oppure meno acqua. Questo per non dire delle decine e decine di prodotti chimici che sono utilizzati, anche di certi ormoni che sono vietati in zootecnia per fare questo prodotto. Io non lo chiamerei neanche carne sintetica, è un prodotto del quale noi ignoriamo gli effetti sulla salute. Questo lo sapremo, lo sapranno le prossime generazioni, forse noi non ci saremo, perché non dimentichiamo che noi oggi tutti i problemi di obesità, di diabete, di cosa, sono dei risultati del cibo molto processato. Dunque qui abbiamo una iper processo. Cosa ne sarà della salute umana è una cosa ancora da vedere. Dunque stiamo spostando con la digitalizzazione l'agricoltura verso un sistema che non usa più la terra, non ha più bisogno degli uomini. La cosa bella, anche se io non sono per niente una fan di Coldiretti, che ho visto l'altro giorno, che c'è un appello per ora di Coldiretti per vietare in Italia la carne sintetica, sia la sua produzione che la sua commercializzazione. E io penso che sia già un buon passo, perché se si fa blocco, come si è fatto per le OGM, per la carne sintetica, forse si potrebbe rallentare un po', non lo so. Ma la cosa più importante è che noi, con quello che sappiamo oggi, non siamo in un vicolo cieco. L'agricoltura, che oggi produce il 30% dei gas serra, 70% dell'acqua fresca viene usata dall'agricoltura, la biodiversità che fa tanti danni, è invece l'unico settore, ma veramente l'unico settore di tutta l'economia, che può ribaltare completamente questa situazione e diventare una soluzione. Tutto dipende dalla gestione, di come viene gestito, e qui l'agroecologia avrebbe un grande ruolo se ci fosse un volere politico. Gli animali oggi in particolare rappresentano 2/3 delle emissioni agricole, oppure 10% delle emissioni antropogeniche. Solo che questi animali, quando viene conteggiato il loro inquinamento, si parla soltanto del metano che loro
che loro fanno uscire, insomma, non viene calcolato la sequestrazione di carbonio che avviene nel suolo se l'animale è pascolato, perché l'animale non è nato per stare dentro delle stalle chiuso in queste fabbriche completamente disumane, ma di essere libero. Ma una cosa molto importante è che gli animali al pascolo nel mondo danno l'occupazione a 1,3 miliardi di persone, e questo non è una cosa, diciamo, minore, ma è importante, perché l'animale non è soltanto per produrre carne, ma per la fertilità del suolo nelle zone aride, per il lavoro, per le donne che molto spesso non hanno altre entrate che la zootecnia. E adesso c'è la COP27, come voi sapete, la conferenza sul clima, e proprio ieri c'è stata una dichiarazione dell'Unione Africana molto, che mi ha interessato moltissimo, e dice che qui in questa stanza c'è un elefante, un'espressione inglese, no? E questo elefante è la mucca, e parlava di giustizia climatica per i paesi in via di sviluppo, nel senso che questa guerra che si sta facendo adesso contro gli animali al pascolo è una guerra alle donne, al fatto che gli animali sono l'unica fonte di nutrizione per un'Africa, per esempio, che contribuisce soltanto al 4% delle emissioni mondiali. Dunque, chiaramente si vede sempre una parte della storia che può essere buona per l'agroindustria, ma non nel suo insieme, quello che è il ruolo di un animale. In realtà, quello che si capisce molto poco è tutta l'ecologia che c'è tra l'animale e la pianta per avere un ecosistema in equilibrio. Dunque, io penso che un modello di gestione olistica, come quella che propone Alain Savoury per le grandi superfici, oppure l'integrazione dell'animale in azienda come in biodinamico, dove 80% della nutrizione animale è fatta di prodotti aziendali e di erba, sia veramente un fattore molto importante per salvare il nostro futuro, perché quando si guarda la sostenibilità del settore alimentare, gli animali, con il fatto che facciamo deforestazione per dargli il mangime, che gli diamo il mangime, e hanno tutte queste deiezioni animali, sono il problema principale della sostenibilità. Ecco, io mi fermerei qui. E preferisco rispondere alle vostre domande, perché sono tanti temi, insomma, che sono stati affrontati. Grazie. Più che domande, ci sono precisazioni. Uh-huh. Per esempio, Giovanni, aspetta che lo recupero. Veramente Giovanni chiedeva se secondo te c'è un modo per normare, quando hai parlato che i grandi padroni, no, del cibo sono sostanzialmente trene nel mondo, lui chiedeva se c'è un modo per normare questa cosa, il fatto che siano così pochi i grandi padroni che controllano i sistemi alimentari. Sì, per chi volesse approfondire l'ho scritto in chat, ciao, mi sono permesso di salutare. Ciao, grazie della risposta. Ok. Forse Maria Teresa, mi inserisco, vogliamo fare prima un giro di interventi e poi le domande? Ah, non lo so, per esempio Stefania Grando osserva che la Coldiretti promuove le nuove tecniche di breeding, magari dire due parole su cosa sono le nuove tecniche di breeding, se no non è chiaro a tutti. Non so. Allora Nadia, ancora la parola, direi. Ancora la parola Nadia e poi proseguiamo con... Allora, io ho sottolineato che non sono particolarmente una promotrice di Coldiretti, però questa petizione che c'è adesso contro la carne sintetica, anche se loro la fanno per dei loro interessi per la zootecnia, comunque è una petizione, diciamo, che lascia sperare che forse questa carne sintetica non sarà dappertutto nel mercato italiano, nei McDonald's dove i bambini vanno, eccetera. Detto questo, la Coldiretti fa molte cose che non ci piacciono, chiaramente, non sono assolutamente promuovendo. Le nuove tecniche di breeding sono delle nuove OGM, in realtà, che cambiano soltanto un tratto nell'essere, e loro dicono che non sono come gli OGM e non hanno degli effetti secondari, ma questo non è assolutamente vero.
E penso che Salvatore Ceccarelli, quando parlerà di biodiversità, potrà affrontare molto meglio di me questo tema. Allora darei la parola a Salvatore Ceccarelli, il professore di genetica agraria che tante informazioni ci ha dato sui semi, la biodiversità, e proprio alla biodiversità, alla sicurezza agricola, alimentare, è dedicato il suo contributo in quest'ultimo numero dell'Ecologist. Prego, professore. Grazie. E grazie a Giannozzo e a Nadia per questo invito. Mi dispiace molto di non poter salutare la mia amica Vandana. Io sono stato diverse volte nel suo villaggio a fare delle lezioni e mi avrebbe fatto piacere salutarla di persona. Come avete anticipato, il capitolo scritto a due mani da me e da Stefania Grando ruota intorno al concetto di biodiversità. E siccome Nadia mi ha tirato per i capelli, io non avevo intenzione di parlare delle nuove biotecnologie. Ecco, le nuove biotecnologie come gli OGM, Nadia ha detto che sono la stessa cosa, ci sono molte obiezioni su questo. Io direi che in realtà il dibattito, e apro una parentesi, la Coldiretti per esempio è in favore delle nuove tecniche di breeding, il dibattito si è focalizzato molto sulla domanda se i prodotti delle nuove tecniche di breeding siano o non siano degli OGM. Questo secondo me ha spostato il problema, ha distolto l'attenzione dal vero problema. Il vero problema è che i prodotti di entrambe le tecnologie, che siano o non siano dal punto di vista tecnico molecolare la stessa cosa, soffrono esattamente degli stessi difetti, cioè sono la punta di questo. Sono la forma più estrema di questa corsa verso l'uniformità e la brevettabilità di prodotti uniformi che caratterizza l'agricoltura industriale. Per cui, dal punto di vista evolutivo, e su questo tornerò tra poco, sono fondamentalmente delle mummie. Voi pensate al problema di coltivare qualche cosa che non può cambiare in un mondo che cambia così, così rapidamente? E ritornando al tema centrale del nostro capitolo, che appunto sottolinea come la perdita di biodiversità sia uno dei problemi più gravi al mondo, anche perché la biodiversità è in questo momento l'arma più economica e più efficace che noi abbiamo per combattere il cambiamento climatico. Intanto per biodiversità si intende il complesso di tutti gli organismi viventi che ci circondano. Per agrobiodiversità in particolare si intende la biodiversità che viene coltivata per i nostri usi, quindi cibo, vestiti o altri usi, anche usi molto discutibili come appunto quello di produrre biogas. Quando noi parliamo del cambiamento climatico, se ne parla sempre in termini di aumento della temperatura, eventi estremi. Ecco, quello che non si dice molto spesso, o abbastanza spesso, per capire in realtà la gravità di questo fenomeno, è che quando cambiano temperatura e piovosità, cambiano anche automaticamente lo spettro dei funghi microscopici che causano malattie, gli insetti e le erbe infestanti. Non è che arrivano all'improvviso perché aumenta la temperatura. Spesso e volentieri quegli insetti, oggi con la globalizzazione, girano tranquillamente per il mondo, poi arrivano in un posto, non trovano le condizioni necessarie, per cui continuano a sopravvivere, a vivacchiare. Poi appena aumenta la temperatura e trovano condizioni più favorevoli, cominciano a riprodursi molto più rapidamente. Riproducendosi molto più rapidamente, ovviamente mangiano di più e quindi provocano danni immensi. Allora noi fondamentalmente abbiamo di fronte, dal punto di vista scientifico, un problema estremamente complesso, perché cambiano nello stesso tempo
temperatura, umidità, insetti, erbe infestanti e malattie, e cambiano in un modo imprevedibile. È diverso da luogo a luogo. Per esempio, si sa che le temperature aumenteranno maggiormente alle alte altitudini e un po' meno alle basse altitudini. Questo fa sì che ovviamente cambiano anche insetti, malattie ed erbe infestanti. Quindi un modo ovviamente per combattere tutto questo in modo ecologico, ecco, oggi si parla molto della transizione ecologica. Io vorrei ricordare che l'ecologia, che come voi sapete benissimo viene dal greco ed è lo studio della casa, di dove noi viviamo, attraverso gli studi dei sistemi naturali ci manda un messaggio molto semplice e molto chiaro. Ad una maggiore diversità corrisponde una maggiore produttività, sfamare il mondo, come diceva Nadia prima, e una maggiore resilienza, sopportare meglio i cambiamenti sia a breve termine che a lungo termine. Quindi noi non dobbiamo fare altro che applicare questo semplice messaggio che ci viene dalla scienza, l'ecologia, all'agricoltura, coltivando più diversità. Come? Aumentando lo spettro, il numero delle specie che noi coltiviamo. Pensate, del cibo parlerà in particolare la dottoressa Glando, però voglio, il 60% delle nostre calorie di origine vegetale viene da frumento, gran turco e riso. Queste sono le tre specie che non sono nemmeno le più nutrienti, e da sole queste tre utilizzano il 50% di tutta l'acqua che si usa in agricoltura per l'irrigazione. Quindi pensate alla ridotta diversità di quello che noi mangiamo. Quando noi parliamo di diversità, come di agrobiodiversità in particolare, come metodo economico ed efficace per difenderci da un mondo che cambia continuamente, a noi piace fare anche un confronto con il mondo finanziario. Nel mondo finanziario questo concetto è perfettamente accettato. Se volete ridurre i rischi dei vostri investimenti, vi consigliano di diversificare il portafoglio. Ma perché non in agricoltura? Come si fa a diversificare un portafoglio agricolo? Un modo è quello di, per esempio, aumentare il numero delle specie che si coltivano. Noi, nei 4 anni che abbiamo passato in India, abbiamo imparato ad apprezzare molto sorgo e miglio, due specie che si coltivavano in Italia fino a 200-150 anni fa, poi completamente soppiantate, specie che hanno valori nutrizionali incredibili e che utilizzano poca acqua. Oppure coltivare delle varietà non uniformi, cioè quando voi oggi girate per... andate in giro per il mondo e guardate quei campi di frumento, quei campi di riso, quei campi di gran turco, ma anche i campi di pomodoro, di melanzane, di patate. Ecco, pensate che quelle piante, se fossero persone, sarebbero tutti gemelli identici. Quindi pensate alla incredibile vulnerabilità di questo sistema agricolo basato sull'uniformità, che essendo così uniforme è anche vulnerabile, perché basta che arriva un insetto che è in grado di danneggiare una pianta, ovviamente le danneggia tutte, perché sono tutte uguali. Quindi questa vulnerabilità non può, deve necessariamente essere protetta, ovviamente deve essere protetta con la chimica, per cui l'uniformità che oggi prevale in agricoltura è indissolubilmente legata alla chimica. Non a caso, chi vende i semi, oggi 3 grandi corporazioni che sono risultate dalla fusione di 6, che si sono fuse 2 a 2, controllano quasi il 65% del mercato mondiale dei semi, e le stesse 3 controllano anche il mercato mondiale dei pesticidi. Per pesticidi ricordo che, siccome è un termine mutuato dall'inglese, si intendono fungicidi, insetticidi, erbicidi, tutti i prodotti chimici che si usano. Per cui fondamentalmente semi e pesticidi sono nelle stesse mani, e non possono che essere nelle stesse mani, proprio perché servono per difendere quella straordinaria uniformità.
Quindi, per esempio, invece coltivando quelli che noi abbiamo cominciato a promuovere negli ultimi 10-12 anni, negli ultimi anni noi abbiamo trascorso circa 30 anni in Siria, in un istituto internazionale, però lavorando un po' in tutto il mondo, abbiamo riscoperto questa vecchia idea, un'idea, il primo lavoro scientifico è stato pubblicato quasi 100 anni fa, che prevedeva tutta una serie di vantaggi nel coltivare campi di grano fatti di piante tutte diverse, campi di grano turco fatti di piante tutte diverse. Perché? Perché una volta che un insetto, una malattia, il fungo, le spore di un fungo entrano in questi campi, ovviamente hanno molta difficoltà, perdono molto tempo a trovare la pianta suscettibile. Quel tempo è sufficiente alla pianta per raggiungere la maturità, poi noi la raccogliamo, per cui ci sono danni talmente trascurabili che non c'è bisogno di utilizzare la chimica. Quindi il coltivare questi miscugli, che tra altre cose ovviamente si evolvono, perché essendo fatti di piante tutte uguali, non tutti gli anni saranno favorevoli a tutte, in alcuni anni alcune piante saranno favorite, quindi produrranno più semi, quindi l'anno successivo ci saranno più figli di quelle piante, però l'anno successivo potrebbe essere diverso, e quindi queste popolazioni si muovono, cioè si evolvono. E che cosa di meglio di qualche cosa che gradualmente si adatta al cambiamento climatico, ma non soltanto al cambiamento climatico, ma anche ovviamente al terreno, al modo di praticare l'agricoltura. Si diceva prima, accennava prima Giannozzo, l'agricoltura biodinamica e biologica. Beh, questi due tipi di agricoltura hanno un grosso effetto di mitigare il cambiamento climatico, ma hanno un grosso problema. Non ci sono semi adatti a questi tipi di agricoltura, perché ovviamente nessuno, siccome questi due tipi di agricoltura privilegiano la diversità, chi è quella ditta sementiera che si mette a produrre poco seme di tantissime varietà che possono soddisfare le necessità di un mondo così variegato? Ecco, in assenza di tutto ciò, una popolazione evolutiva, un miscuglio che si evolve sotto i piedi dell'agricoltore soddisfa questa necessità e tornando al concetto di nuova agricoltura, ritorniamo all'agricoltore che possiede i propri semi e quindi esce da quella cappa di quelle poche grosse corporazioni che controllano sia semi che pesticidi. E per il momento mi fermo qui. Grazie. Ci sono due persone che chiedono la parola per fare una domanda. Prima Benedetta e poi Giovanni. E poi passiamo a Stefania Grando, allora. Prego. Benedetta? Oppure mi sentite? Proseguiamo e le mettiamo tutte Giovanni, in... allora. Mi sentite? Maria Teresa. Sì? Ah, ok. No, io la mia era una domanda per Nadia. Allora, primo era se la Coldiretti aveva semplicemente paura della concorrenza nel settore carni, nel settore allevamenti, e si era opposta per questo alla carne sintetica. E la seconda domanda era com'è la posizione della FAO, ecco, di fronte a questa grande involuzione, diciamo, dell'agricoltura industriale, cioè come agisce, se ha cercato di contrastarla a livello istituzionale proprio. Queste due domande. Mi fa delle domande un po' complicate. La Coldiretti avrà sicuramente i suoi interessi da difendere, questo è sicuro. Solo che per una volta coincide con anche il bene comune, insomma, invece di avere queste carni sul mercato nostro. Questa è la mia umile, insomma, il mio umile punto di vista. per quello che è della FAO, purtroppo la FAO ultimamente ha sposato moltissimo l'agenda della digitalizzazione,
l'anno scorso con il UN Food System Summit c'è stata una grande influenza, diciamo, delle corporazioni. Per la giornata mondiale dell'alimentazione l'anno scorso il keynote speaker è stato Klaus Schwab, che è venuto dal World Economic Forum, e questo dice molto e chiaramente della direzione che sta prendendo. Io non ci lavoro più, anche per scelta, sono andata in pensione anticipata perché non condivido l'ultimo andamento. Possiamo continuare ancora un momento? Giovanni ancora che voleva fare una domanda. Ciao. Mi sentite? Sì. Ok. La mia è una domanda aperta a chiunque voglia rispondere. Intanto grazie delle belle parole. Lo possiamo fare alla fine, Giovanni? Mi permetto molto brevemente, molto brevemente. Allora, volevo dire... c'è un grosso interesse politico a diciamo snaturare l'idea del biologico e di ogni altra tipo di agricoltura sostenibile. Io mi sono laureato con una tesi nell'economia fondamentale, che è una teoria economica dei migliori economisti americani, che sostengono proprio questi modi di... io non sono poi un tecnico, un biologo, ma... ti posso dire dal punto di vista economico è il futuro anche nella Silicon Valley questa prospettiva, perché appunto una economia antisostenibile ti porta anche al sistema più grosso poi a collassare. E quindi mi chiedevo se questo bene comune fosse al contempo anche un ritorno al significato greco di democrazia, cioè intesa come potere appunto sia di semina che di sviluppo e di stare alle leggi di un nuovo sviluppo più normato e con un intervento che per forza deve essere transnazionale. Perché la nazione non ha autorità se le leggi le fanno chi le hanno interesse, dalla coltivazione alla distribuzione al volantino. Quindi sono cose appunto che spero vengano ben recepite più che dagli stati, da chi appunto deve ascoltare queste call. E se è necessario, bisogna seguire un iter legislativo dicendo che a questo punto gli stati non hanno più competenza e quindi andare al prossimo livello di intervento, come è il diritto nostrano, insomma. Scusate, io inserisco un momento soltanto. È un po' una provocazione più che una domanda, però ecco, la cosa che spaventa molto è che l'intervento... Giovanni. Chiedo scusa, ma noi forse è meglio finire un attimo il primo giro degli interventi. Certo, scusi, non volevo... Giovanni, io mi scuso tantissimo, ma finiamo un attimo gli interventi e poi riprendiamo questa domanda, che non è tanto breve, insomma, non è abbastanza complessa. Allora, io ho una risposta molto breve però su questo. Prego. No, scusa, perché come abbiamo parlato del totalitarismo alimentare, no? Io, guarda, in qualsiasi soluzione uno proponga per l'agricoltura, per me è molto semplice. Nel momento al quale parliamo di bene comune, non parliamo chiaramente di beni materiali che possono essere venduti, ma di conoscenza, di consapevolezza, non ha un valore di mercato. Mentre quando parliamo di una tecnologia che è un bene privato, che si può vendere, allora va. Cioè è semplicemente la differenza tra l'agroecologia, il biologico, quello che vuoi tu, il biodinamico, e l'agricoltura industriale, è che una usa il bene comune e l'altro usa il bene privato. E per me questa risposta è semplicissima, ma veramente, secondo me, riassume tutto. Bene, grazie.
Allora passiamo al prossimo intervento, a Stefania Grando, da sempre impegnata nella promozione della biodiversità, ricercatrice, consulente internazionale nel campo della genetica vegetale, e con Salvatore Ceccarelli ha scritto un bellissimo articolo sull'Ecologist, ci spiega perché coltivare la biodiversità, soprattutto ci può parlare, ci spiega anche i benefici a livello alimentare, come ci ricordava appunto il professor Ceccarelli. Prego Stefania. Grazie, ringrazio ovviamente tutti per questo invito. Io volevo partire da un fatto che in parte è già stato ricordato fino adesso, ma ci sono stati diversi lavori ed uno particolarmente alla fine del 2019 che ci ricordava che il mondo non è più in grado di alimentare le persone con diete sane e sostenibili. E questo puntava il dito sui sistemi alimentari, sulle nostre diete, che se da un lato accelerano il processo di erosione della biodiversità, come più volte ricordato, sicuramente non aiutano ad affrontare e a combattere il cambiamento climatico, ma anzi aggravano quelle che sono gli effetti del cambiamento climatico, e da un punto di vista nutrizionale non sono ottimali, anzi sono diete che in genere ci danno calorie ma non ci danno nutrizione. E purtroppo lo scenario è abbastanza uniforme a livello globale, e questo è un po' un problema che si è affrontato con la globalizzazione sia dell'agricoltura che dei sistemi alimentari, per cui si arriva al punto in cui oggi mangiamo tutte le stesse cose ovunque, quindi non c'è più diversità nel cibo. I nostri sistemi alimentari, il nostro cibo ha anche causato tutta una serie di perdite, appunto, da un punto di vista della biodiversità. Era stato accennato prima al fatto che oggi praticamente solamente tre colture ci forniscono il 60% delle calorie di origine vegetale, se partiamo un po' più da lontano, vorrei ricordare che in realtà ci sono un po' qualcosa come oltre 6.000 specie coltivate, che sono state in periodi diversi o momenti diversi coltivate per usi alimentari, e siamo ridotti quindi a coltivarne praticamente a soprattutto coltivarne tre. Però dobbiamo ricordare che la biodiversità, da una parte, ecco, abbiamo questo grosso problema di perdita di biodiversità, ma sappiamo che la biodiversità è molto importante ed è cruciale per il nostro cibo, perché è alla base di diete sane e nutrienti. E a questo proposito vorrei ricordare quello che può passare come un grosso controsenso della scienza. Da una parte abbiamo tutta una serie di lavori che ci dicono come la biodiversità è importante per il cambiamento climatico, è importante per la resilienza dei sistemi agricoli, è importante per la nostra salute. Però, come diceva prima Salvatore, il miglioramento genetico, cioè la scienza che si occupa di produrre nuove varietà, è andata verso l'uniformità. E questo ci è stato spesso detto che serviva tutto questo perché dovevamo produrre di più, perché avevamo più persone da sfamare. Ma questo non è assolutamente vero, perché ancora oggi il numero di persone malnutrite o che soffrono la fame sta aumentando. Si stima una stima del 2021, come diceva prima Nadia, arriviamo a quasi un miliardo, sono 828 circa milioni di persone che soffrono la fame, che hanno sofferto la fame. Queste sono stime del 2021, che sono circa 46 milioni in più rispetto al 2020. Quindi queste cifre stanno aumentando, quindi l'uniformità sicuramente non ci serve per sfamare le persone, non ci serve l'uniformità, e anche promuove un tipo di agricoltura che utilizza molti più pesticidi, e questo ce lo ricordava prima Salvatore,
quindi è anche un tipo di agricoltura che fa male per l'uso di pesticidi alla nostra salute. E questo ha portato anche all'uniformità dei campi, alla uniformità del nostro cibo. A questo proposito vorrei ricordare quello che è la relazione fra diversità della dieta e nostra salute. Ci sono anche qui un numero altissimo di lavori appunto che ci ricordano come una diversità sia la base di una adeguata nutrizione. Quindi una diversità nella dieta una base, alla base di un'adeguata nutrizione e quindi alla base della nostra salute. Quindi a questo proposito c'è la relazione con quella che è la la diversità che è all'interno di noi, quello che va sotto il nome di microbiota, la cui composizione e diversità dipende la nostra salute fisica e mentale. Noi possiamo cambiare la composizione e la diversità del microbiota in funzione della nostra dieta e praticamente sono sufficienti, si va dalle 24 alle 48 ore nel cambio della dieta perché si manifesti un cambio del nostro microbiota. E quindi una dieta sana e diversa ci può permettere di avere un sano e diverso microbiota. A questo proposito, facendo un riferimento a quelli che sono i problemi delle diete presenti e dei nostri sistemi alimentari che dipendono da un'agricoltura altamente basata sulla uniformità, c'è stato uno studio pubblicato alla fine del 2021 sul Lancet. E questo studio praticamente riguardava un numero molto alto, un campione molto alto di bambini e adolescenti, quella fascia di età che va fra i 5 e i 19 anni, un campione di 54 milioni di bambini e adolescenti. Lo studio che cosa ha, diciamo, i risultati di questo studio sono stati abbastanza devastanti, direi, perché ci hanno presentato una situazione in cui abbiamo dei bambini e degli adolescenti che sono più bassi e più grassi di quello che dovrebbero essere per la loro età. Ma il problema ancora più grave che questo studio ha evidenziato è che il loro stato nutrizionale, effetto appunto di una dieta basata su cibi molto processati e uniformi, ha effetto sul sistema cardiocircolatorio, ha effetti sul sistema neurologico e ha effetti sul sistema immunitario. E quello che lo studio ci fa sapere è che questi sono effetti che possono andare a ledere la qualità della vita di questi bambini e adolescenti una volta cresciuti. Quindi sarà un danno permanente della loro situazione, della loro salute. Quindi per tornare al discorso che faceva prima anche Salvatore, qual è la possibile soluzione? La soluzione è chiaramente ritornare ad un'agricoltura che promuova biodiversità, che promuova quindi produzioni diverse che siano anche molto localizzate, quindi non avere questo appiattimento della dieta dei cibi a livello globale, utilizzo di cibi poco processati e quindi non molto manipolati dall'agroindustria. E la biodiversità, l'abbiamo detto fino adesso, un po' per tirare le somme di quello che era stato detto sulla biodiversità, quindi abbiamo bisogno di ecosistemi diversi, quindi possiamo reintrodurre biodiversità fra ecosistemi, possiamo riportare più specie coltivate come una volta ne avevamo nel nostro paesaggio agricolo e come aveva accennato Salvatore poco fa, riportare diversità entro le specie che coltiviamo.
Con questo mi fermo per ora. Grazie. Grazie Stefania Grando, grazie per ora naturalmente, ma io finirei questo primo giro di interventi, di relazioni con Pinuccia Montanari, che è fondatrice, rappresentante e coordinatrice del comitato scientifico di Ecoistituto Reggio Emilia Genova. Pinuccia, a te la parola. Sì, grazie, grazie Teresa. Beh, innanzitutto io ringrazio moltissimo Giannozzo per averci dato l'opportunità di presentare questo volume, che veramente è di una ricchezza straordinaria e anche di una profondità di analisi. Credo che sia davvero una chiave di lettura del futuro nostro e della sostenibilità. Io molto rapidamente, perché non voglio togliere spazio appunto al dibattito, ma volevo dire che ritengo molto interessante questa idea di una, direi quasi, non solo la petizione, ma potrebbe essere proprio una proposta di legge per fermare i cibi sintetici, per andare proprio poi alle azioni concrete che anche, sulle quali anche noi possiamo fare un'attività, diciamo, così, di lobbying. E poi ponevo due o tre problemi, che sono il primo, il rapporto tra la nuova agricoltura e la sobrietà degli stili di vita, perché questo tema che noi abbiamo affrontato negli anni passati col termine decrescita, oggi secondo me è importante anche declinarlo proprio in relazione al rapporto cibo agricoltura con il nostro stile di vita, quindi anche le conseguenze sociali di un modello culturale. Un altro tema che mi sta molto a cuore, che pongo a voi, è quello della nuova agricoltura e del ruolo delle città. Io mi sono molto occupata ovviamente come amministratrice di città e penso che il problema delle città sia enorme, perché questo mondo separato appunto dell'agricoltura e della città pone dei problemi che sembrano quasi irrisolvibili. Noi abbiamo cercato nell'esperienza amministrativa di riportare la biodiversità nelle città, di riportare gli orti nelle città, ecco, però sono azioni molto piccole che certamente non incidono rispetto ai problemi che voi avete toccato, che a mio avviso sono essenziali. E quindi questo è un tema che secondo me andrebbe ulteriormente appunto indagato e approfondito. Volevo anche ringraziare comunque, visto che ho la parola così non la prendo più, naturalmente le due Terese, Maria Teresa, Giovanna e Christopher, che è l'anima del nostro ecoistituto, e tutti coloro, insomma, che hanno contribuito a realizzare questo evento, che mi sembra molto interessante. Grazie. Grazie Pinuccia, grazie, e anche perché ci richiami un po' anche alle azioni concrete. Insomma, da quello che abbiamo sentito, gli spunti sono tantissimi ovviamente, e soprattutto una domanda arriva spontanea: cosa possiamo fare? Pinuccia già parlava di una legge di iniziativa, eccetera, popolare e così via, ma anche in concreto è vero che sono piccole le azioni che si fanno a livello territoriale, ma è anche vero che forse dovremmo partire proprio da come vengono alimentati i più deboli, i bambini, gli anziani, dunque i malati. Per esempio, lanciare qualche iniziativa a livello di mense scolastiche, e già questo toglierebbe, e poi di ospedali, di RSA, insomma, quant'altro, e toglierebbe forse un po' di potere a tutte a queste pochissime realtà multinazionali che ci tengono in pugno, insomma. Comunque non voglio togliere la parola a nessuno. Ha alzato la mano il professor Ceccarelli, prego. Beh, noi spesso quando ci invitano a fare degli interventi, a noi piace rivolgerci ai consumatori, perché secondo noi, sempre cominciando dal piccolo e ricordandoci che tutti siamo in qualche modo responsabili, il consumatore deve rendersi conto che in quell'atto spesso quotidiano o comunque molto frequente di fare la spesa, già nel momento in cui si decide dove andare a fare la spesa e che cosa mettere nel carrello,
si compiono delle azioni che hanno degli effetti sulla biodiversità, sul cambiamento climatico, sulle emissioni. Sembra poco, però voglio dire, se poi questo si moltiplica, oggi siamo 8 miliardi, vabbè, non tutti vanno a fare la spesa, però sicuramente ci sono dei miliardi di persone che ne fanno quell'atto spesso e volentieri ispirati soltanto dal prezzo del cibo, non rendendosi conto che privilegiando mentre si privilegiano il cibo a basso costo, poi si scandalizzano quando il pulmino che porta degli extracomunitari mal pagati che hanno raccolto che vengono sfruttati dai caporali, poi alla fine il caporale sei tu che compri quella passata di pomodoro ad un prezzo con il quale non si acquisterebbe nemmeno il contenitore di vetro. Per cui secondo me acquistare frutta fuori stagione che viene da migliaia di chilometri di distanza sono tutti piccoli atti che se si smettesse di comprare le ciliegie a Natale, per esempio, nel nostro emisfero, poi alla fine quelle ciliegie marciscono sui banconi, la gente smetterebbe di importarle. Sono piccoli atti che comunque moltiplicati per centinaia di migliaia di consumatori potrebbero avere un effetto. O comunque il consumatore dovrebbe rendersi conto che quelli non sono atti neutrali. E arriviamo anche qui sempre a un problema ormai vecchissimo, quello della informazione, perché uno sceglie sullo scaffale, professore, un alimento piuttosto che un altro, una marca piuttosto che un'altra, perché deve scegliere anche addirittura il luogo dove andare a comprare, se nessuno glielo dice, se l'informazione dei grandi mezzi di comunicazione è unidirezionale, omologata, come sono sempre più uniformi. I nostri cibi, insomma. Io e Stefania, che abbiamo lavorato per tantissimi anni sull'orzo e sappiamo quanti vantaggi salutistici può avere una zuppa di orzo, quando poi negli intervalli del telegiornale, delle ore centrali della giornata, dell'una, dell'una e mezzo, quando probabilmente l'audience è molto alta, sento dire colesterolo alto, colesterolasi, quando una zuppa di orzo potrebbe fare esattamente lo stesso compito, perché l'orzo contiene naturalmente una sostanza che si chiama beta-glucano, che naturalmente si lega al colesterolo e lo porta fuori e lo espelle dall'organismo. Sazia molto di più, per cui si può combattere l'obesità. Un altro problema molto grave, che è stato dichiarato ufficialmente come malattia, come accennava prima Nadia. Come diceva giustamente lei, l'informazione della televisione pubblica dovrebbe privilegiare questo tipo di messaggi piuttosto che quelli che ho appena citato. Infatti, ha chiesto la parola Nadia. Sì, io vorrei portare un pochino l'esperienza che ho avuto insieme a Giannozzo durante quell'annetto che abbiamo fatto sto libro insieme. Abbiamo capito, e forse Giannozzo tu mi potresti anche correggere, che tanto i governi non faranno quello che ci serve, le multinazionali neanche, ma neanche l'individuo, io direi, perché io ho guidato il programma del biologico della FAO per più di 20 anni e nel biologico abbiamo molto più richiesta che offerta, nel senso che noi siamo più consapevoli, vogliamo il prodotto biologico, questo è un esempio, solo che finché questo prodotto non è incoraggiato dalle politiche agricole, agli agricoltori viene molto difficile ingaggiarsi in una strada molto più difficile per loro per competere. Perciò qual è la soluzione? Con Giannozzo siamo arrivati alla soluzione, e io ci credo fermamente, che la soluzione sono le comunità, fare comunità. La seconda parte del libro in realtà raccoglie delle esperienze di comunità, di come si può fare comunità per fare qualche cosa insieme. Sono stata a Monghidoro, c'era anche Salvatore Ceccarelli con Stefania Grando lì, e ho conosciuto l'autrice che poi ha scritto un capitolo su come attraverso la musica hanno riportato la gente a rifare i grani antichi. Poi di là sono andata in Puglia, dove hanno il mulino delle agricolture, anche che hanno riportato le persone, che è una restanza in questa zona completamente abbandonata. Fare comunità.
Per fare comunità noi al nostro livello, e qui rispondo anche un po' a Giovanni, alla domanda che ha fatto prima, e anche per gli anziani, per le città, bisognerebbe fare dei sistemi di sostegno comunitario all'agricoltore, non tanto di compratore, di consumatore che consuma, ma veramente di comunità. E questo esiste, è un concetto che è stato creato da Steiner in realtà nel 1924, si chiama Community Supported Agriculture, comunità supportata, agricoltura supportata dalla comunità, nel quale un gruppo di, diciamo, di consumatori, noi, possono essere in contatto con un gruppo di agricoltori, decidono insieme cosa produrre, avanzano i soldi perché questo agricoltore abbia anche la liquidità per poter intraprendere questa strada, e non condividono soltanto il raccolto ma anche i rischi. Diventa un lavoro comunitario, possono partecipare nelle raccolte, eccetera. E questi sistemi esistono anche in Italia, a Bologna, in altre città esistono questi sistemi, ma non sono molto conosciuti. Ora, l'idea che abbiamo con l'associazione biodinamica è quella di fare delle linee guida e cercare di incoraggiare questo tipo, perché facendo una comunità nel quale il prodotto arriva direttamente alla comunità, comunque non soltanto si tratta di multinazionali, ma anche tutte le persone intermedie, e il prezzo diventa anche accessibile, non è un prezzo alto. Dunque ci sono tante forme di fare comunità e questa ne è una. Ecco, grazie. In questo senso volevo portare la piccola esperienza dei gruppi di acquisto solidale. Questa è più avanzata ancora. Sì, che scelgono i produttori in base anche all'aiuto che possono dare, no? Oppure comprare il raccolto quando il produttore ha bisogno di, non so, rifare una macchina o quale, si può comprare il raccolto prima e poi scalarlo man mano con l'acquisto. Sì, perché il problema principale è quello di sopportare l'agricoltore per avere abbastanza offerta, questo è. Sì. Se posso passare un momento avanti a Giovanni, con il permesso di Giovanni, perché noi recentemente siamo andati a comprare delle mele da un agricoltore biologico dal quale ci serviamo da molto tempo, e lui ci ha fatto vedere una cassetta di mele lievemente danneggiate dalla grandine, ma vi dico talmente lievemente che se lui non ce l'avesse detto non ce ne saremmo probabilmente accorti. Ecco, lui, avevamo un appuntamento per un'ora precisa perché lui subito dopo doveva andare a portare dei prodotti ad un gruppo di acquisto solidale, per questo che mi sono permesso, Giovanni, di sorpassarla. E lui mi diceva: ecco, io questa cassetta probabilmente la trasformo in un succo di frutta, e infatti ce l'ha regalato un piccolo sacchetto. Allora mi chiedo: ma qual è il significato di solidale? Non sarebbe un atto di solidarietà nel caso di un gruppo di acquisto solidale che si serve da un agricoltore che ha avuto parte del prodotto danneggiato dalla grandine, comprare anche quel prodotto magari ad un prezzo ridotto piuttosto che doverlo buttare via, anche in quel settore dove ci dovrebbe essere maggiore sensibilità da parte dei consumatori verso certi problemi, ecco, si ritorna a quel grosso problema che se il prodotto ha un piccolissimo difetto va a finire in quell'altro atto riprovevole che è lo scarto alimentare. Scusa Giovanni. Grazie. Scusa, Giannozzo, puoi chiudere la condivisione dello schermo? È come bene, così. Grazie, perfetto. Grazie, scusa. Ciao. Allora, io volevo porre più una domanda di aspetto politico-economico, perché sono i miei ambiti di studio. Tutto ciò che è economico non è per forza da rinnegare, anzi è da tutelare, perché la vera economia ha retto tutto ciò che di bello c'è stato, dagli affreschi di Michelangelo fino all'ultima opera di bene, come anche tutto il male della terra. Quindi il saper sono regole geometriche, anche del volo degli uccelli, e, insomma, Dio non gioca a dadi, e quindi si parla comunque di matematica e di scienza, no?
Quindi le volevo dire, scendendo un po' dalle questioni di lana caprina, volevo capire se ci fosse un modo alternativo di vivere la città. La mia tesi è stata su questo, sulla ricerca di tutte, per esempio, mi sono fatto la domanda concettuale, cos'è nella città che manca, e mi sono dato la risposta del deserto, che la città è un deserto, come nelle città invisibili di Calvini. Cosa ti salva nel deserto? L'oasi. Se tu riesci a capire tra i mille ambiti, io ora non voglio fargli lo spiegone della mia tesi, ma qualche punto essenziale sì, cioè se si riesce a star bene nell'oasi perché c'è una montagnola davanti, oppure nell'oasi tutti lasciano il non necessario in vendita in dei punti e la gente se lo acquista come in un bazar perché sa che quell'oro andrà solo al proprietario del bazar e si fa addirittura senza vendita. Se si pensa ad un'economia circolare che finanzia l'ecosostenibile e si pensa a meno forse a pratiche giustissime ma solo su scala globale, tutto questo, sono un dottore di scienze politiche per rispondere molto fuggiascamente alla chat, faccio il musicista tutto il giorno e sono per invito, mi ci hanno portato. Comunque è stata una conferenza gradevolissima e ringrazio molto il contributo di tutti, ecco. Posso intervenire? Certamente, anzi, deve. No, io non so come mette quella manina che dice intervengo, ma insomma. Allora, volevo dire alcune cose anche in base a quello che sono state i contributi arrivati. Primo punto, c'è una legge che è la legge base dell'economia. Bisognino fa trottare la vecchia. In questa espressione è contenuta l'economia. Quella che stiamo vivendo adesso non è economia, quella che stiamo vivendo nel mondo adesso, con queste grosse società che hanno la gran parte delle affari, dei semi, dei concimi, non è economia. Questa è una sorta di saccheggio, che è un saccheggio della società, è un saccheggio della terra, è un saccheggio in tutti i campi. Questo tipo di saccheggio finanziario continua a erodere e sempre più, è come una macchina, perché i suoi profitti non vengono mangiati dai danni che provoca, perché i danni li deve pagare alla fine nemmeno il pubblico, perché il pubblico non ha nemmeno la forza per dominare e per dare le regole, i limiti del bisognino. Ci sono enti, queste macchine, che non hanno limiti, il loro bisognino non li fa trottare solo per nella direzione del disastro, dell'erosione. Invece gli investimenti nella natura non danno profitti, perché i loro profitti vanno nella natura, è un'accumulazione di fertilità che avviene in natura e non nel denaro. Allora, per passare da una società che è tutta, diciamo, incentrata sul denaro, ci vuole una strategia, la costruzione di una comunità autosufficiente, il più possibile, autonoma, che liberi il territorio, io lo vedo così, e quindi costruisca un'economia, perché il saccheggio non è un'economia. I romani condannavano i barbari perché loro saccheggiavano, ma questo è un saccheggio molto più sistematico e totale di quello dei barbari. Allora, le battaglie contro le cose che non vanno possono essere considerate, dal punto di vista della guerra totale, delle tattiche, ma quello che manca è una strategia. E io vedo l'agricoltura contadina, la nuova agricoltura contadina, di cui per esempio
diciamo, la versatilità genetica, cioè quindi la, la biodiversità interna alle specie e fra le specie, come un elemento essenziale della nuova agricoltura contadina, senza il quale non c'è nuova agricoltura contadina, anche se si fa biologica, lo vedo come un elemento e varie forme di agricoltura senza veleni e senza dipendenza dall'industria, soprattutto, come altri elementi. L'economia, che c'è anche nell'espressione tradizionale, facciamo economia, no? L'economia si basa sull'ecologia, è l'eco, sempre la casa, eco logos, e eco nomos, economia. Le norme per rispettare la ragion d'essere della casa, il logos, la ragion d'essere della casa, mentre l'economia è le norme da rispettare per stare dentro appunto le leggi della casa, la ragion d'essere della casa. Senza questo non c'è economia. E questo si riflette anche sulla città, perché se la città è, diciamo, organizzata per comunità, per rioni, per borghi, nei quali ci sono tutte le funzioni, non sono specializzati, e quindi c'è il lavoro, la casa, tutte queste, allora la città non è più un deserto, ma per essere così ha bisogno di un rapporto diretto con la campagna, ha bisogno di un mercato in ogni piazza che si fa informazione da sé, perché la cultura è un insieme di informazioni, non è possibile memorizzare con diciamo, definizioni tutto quello che sta, che fa parte della cultura, dell'informazione culturale. C'è un sacco di cose che si sanno senza saperle, che sono scontate. Ecco, ora sono state ridotte moltissimo queste cose scontate. Solo la piazza del mercato, dove i contadini vengono a vendere direttamente i loro prodotti, possono produrre questa cultura. Ecco, quindi questo per rispondere a questo discorso della, diciamo, dell'economia. Io vedo una liberazione territoriale, cioè vedo che queste norme, queste proposte di legge, che in sé, diciamo, dovrebbero venire da un movimento, non da un'intelligenza sola, e è molto importante anche quello che ha detto Nadia su, diciamo, su Monghidoro e su questa mescolanza di realtà che è nell'anima e nel corpo umano, cioè la musica con i semi e tutto questo, perché ecco, io lo vedo molto questo, però vedo una liberazione territoriale che debba partire, che oltre a tutte le cose che abbiamo detto, però debba partire dalle zone abbandonate. E allora io vedo che si dovrebbe capovolgere completamente la concezione che si ha degli immigrati, perché moltissimi di questi immigrati, Salvatore quanti anni ha lavorato in Siria, quanti siriani che potrebbero arrivare, ma c'è posto per milioni di persone se vengono come studenti di una nuova forma di, diciamo, di transizione ecologica e che poi possono riportare nei loro paesi. E se vengono, se hanno dei come si può dire, dei come gli studenti che hanno dei, diciamo, degli aiuti per studiare, no? E studiare facendo, ci aiutino a ricostruire con una nuova base la nostra agricoltura contadina e a ricostruire i villaggi abbandonati, eccetera, perché vengono tutti colonizzati da un'agricoltura industriale. Bisogna, e io concludo così, bisogna sapere che questo tipo di società vede, deve vedere, se no non c'è via d'uscita, uno scontro fra degli enormi interessi molto deboli dal punto di vista genetico, che quindi portano tutti in questo disastro, e un'altra via che si deve costruire. Ecco, io la penso così. Scusate, vedo alcune mani alzate. Mi introduco soltanto il discorso di Giannozzo. A proposito di saccheggio e a proposito di zone abbandonate, per esempio nelle
qui nelle zone dell'Appennino, tra Liguria, Piemonte, Emilia Romagna e Lombardia, si stanno svendendo i boschi. Certo. A chi? Alle grandi compagnie del carbone, del petrolio, per le cosiddette, perché hanno anche incentivi a livello legislativo. Loro possono e vogliono farlo per le cosiddette quote verdi. E quindi anche in questo modo diciamo che i piccoli contadini vengono schiacciati in qualche modo. Era semplicemente un tassello in più al discorso che si faceva a proposito di saccheggio e di zone abbandonate. Ma vedo chi ha alzato prima la mano. Ciao Stefania. Ciao Ciccarelli e poi Stefania Grando. Sì, sarò brevissimo. Intanto due cose che ha detto Giannozzo. La prima è che purtroppo noi invitiamo i giovani dai paesi in via di sviluppo per studiare, per imparare a fare gli OGM e il gene editing, le cose di cui parlavamo prima, vengono raramente invitati per studiare altre cose. Giannozzo diceva un'altra cosa molto interessante che legava un po' il problema dei mercati, della comunità alla genetica. Un esempio qui nelle Marche. Qui nelle Marche c'è una vallata che è ancora famosa per frutta e verdura, e mi diceva uno di questi vecchi agricoltori che fino a quando si coltivava un cavolfiore tipico della zona, questo essendo una vecchia varietà ovviamente era tutt'altro che uniforme, e quindi si raccoglieva un po' alla volta, e questo raccogliere un po' alla volta legato alla diversità all'interno dei campi si presta bene ai mercati locali. Tu raccogli una quantità non molto grande, la porti al mercato, la vendi, se rimane qualcosa la vendi il giorno dopo, e così va avanti per diverso tempo. Ma quando poi sono arrivati i cavolfiori ibridi, dove appunto le piante sono tutte esattamente identiche, ovviamente lo stesso ibrido è stato diffuso in tutta la vallata e ovviamente veniva raccolto in pochissimi giorni. Ma chi poteva assorbire questi picchi di produzione che arrivavano tutti contemporaneamente? Ovviamente soltanto la grande distribuzione organizzata. Questi cavolfiori finivano nei frigoriferi, per cui era stata utilizzata chimica nel campo, veniva utilizzata altra chimica per conservarli nei frigoriferi, e il consumatore ignaro se li ritrovava sei mesi dopo sul bancone freschi, come se fossero stati raccolti il giorno prima. In realtà erano stati raccolti mesi o settimane o mesi prima. Ecco, questo per esempio è un esempio di come un certo tipo di fare, un certo modo di fare miglioramento genetico, come diceva prima Stefania, che porta a certi prodotti che sono uniformi, poi fa sì che quel prodotto possa avere soltanto un certo tipo di mercato. A questo punto le oasi urbane o l'agricoltura periurbana. Noi adesso siamo impegnati in un progetto nella primissima periferia di Milano, dove stiamo studiando la possibilità di portare diversità a 7 chilometri da Piazza Duomo. E pensate se questa cosa dovesse andare in porto, che valore, perché se poi una cosa del genere si può fare in una città come Milano, abbiamo un certo questo tipo di attività anche a Roma un po' meno strutturata. Però voglio dire, stiamo cercando di sperimentare come si può coltivare biodiversità intorno alle grandi città per creare dei mercati con un mercato completamente diverso. Ma questo lo si può fare appunto anche con l'ausilio di un certo tipo di materiale genetico. Grazie. Stefania Grando. Non hai accesso il microfono. Prima di tutto volevo iniziare con uno spunto che mi ha dato adesso Salvatore, cioè il discorso del miglioramento genetico. Allora, il miglioramento genetico è andato verso l'uniformità. Contemporaneamente c'è stata una domanda, una richiesta da parte dell'agroalimentare per tutta questa uniformità. E questo ovviamente ha generato una grossa disparità per quanto riguarda i fondi per la ricerca.
sia da un punto di vista privato che da un punto di vista pubblico. Cioè, diciamo che oggi come oggi, se la vogliamo mettere in maniera molto brutale, e guardiamo all'Italia, per esempio, non ci sono fondi pubblici per il miglioramento genetico delle specie di interesse agrario. Praticamente quasi irrilevante. Al punto che una delle maggiori istituzioni pubbliche che in Italia dovrebbe produrre nuove varietà ha detto ai propri dipendenti: non imbarcatevi più in produzione di nuove varietà, perché questo non ci conviene proprio da un punto di vista, perché le scale di merito dei diversi centri sono fatte in maniera tale per cui noi riceviamo più fondi perché se facciamo più pubblicazioni anziché varietà. Quindi ecco, questo nei centri in cui il mandato era principalmente produrre nuove varietà. Quindi fondi per la ricerca. Se pensiamo che oltre il 45% dei fondi della ricerca nel privato va a livello globale, va sul mais. E questo ha causato anche, diciamo, nel tempo il fatto che si sia abbandonati tutta una serie di colture per cui non c'erano nuove varietà, non c'erano nuovi metodi di coltivazione, e abbiamo abbandonato e ci siamo concentrati su quelle che sono le colture principali, dove è andata anche tutta la ricerca. Questo, diciamo, come conseguenza, e qui vengo a quello che volevo dire, che mi aveva un po' che mi era venuto in mente dopo l'intervento di Giannozzo, era il fatto che non c'è stato solamente una grossa erosione di biodiversità. Insieme alla biodiversità se n'è andata anche la cultura di certe situazioni, del modo di coltivare, di gestire, di tramandare da una generazione all'altra tutta una serie di colture. Cioè non sappiamo, oggi si è persa per esempio la conoscenza su come gestire tutta una serie di interventi da un punto di vista agricolo. Si è persa la conoscenza su come processarli, si è persa la conoscenza su come poterli rendere appetibili. Si è persa la conoscenza su come produrre piatti, per esempio, su come poterli, detti in maniera molto povera, poterli cucinare. Faccio l'esempio del miglio. Oggi che vado spesso in giro per l'Italia promuovendo miglio, la prima domanda che mi viene detta, che mi viene fatta: dove lo trovo? Come posso seminarlo? Dove trovi il seme? Ecco, per esempio, in Italia di certe colture non si trova del seme. Partiamo da questo. Si è persa la conoscenza di come seminarlo, quando, come trattarlo. Si è persa la conoscenza sulla raccolta. Si sono perse le macchine per poterlo raccogliere, le macchine per poterlo processare. E alla fine si è persa la conoscenza per poterlo utilizzare in cucina. Per cui tutta la filiera praticamente andrebbe ricostruita, e con la filiera l'integrazione con tutta un'altra serie di interventi e di filiere di altri prodotti. C'è ancora un intervento, una richiesta, Benedetta. Eccomi, non voglio prendervi tempo, però volevo fare un intervento anche un po' conclusivo e dire che veramente per fortuna ancora l'Italia è un paradiso di tradizioni alimentari e agricole rispetto a tanti paesi, almeno europei, e cerchiamo, attacchiamoci ai denti con tutte le nostre possibilità per mantenerle, perché veramente, ecco, all'estero sono state asfaltate ancora più di qui. E quando, per concludere, direi che cosa si può fare, soprattutto come risposta alle persone che abbiamo intorno, ciascuno di noi, che sono un po' perdute, ci chiedono che cosa nel nostro piccolo possiamo fare, ecco, voglio ringraziare Salvatore, che ha messo il punto su un fattore cruciale, che è una delle poche libertà che ci è rimasta, è dove facciamo la spesa
per comprare i nostri alimenti. E con questo volevo ringraziare Giannozzo che da parecchi decenni ci ha fornito a Firenze, dove sono io, la possibilità di mangiare del cibo non avvelenato e genuino, fondando la Fierucola, e da lì sono nate tante altre fierucole, mercati del biologico vero, e non ultimo quello che si chiama Genuino Clandestino, cui hanno dato il permesso solo 3 anni fa di vendere i prodotti di piccoli produttori locali. Ecco, quindi facciamo uno sforzo per espandere la voce, per nutrirci da queste realtà che ancora in Italia abbiamo a disposizione in quasi tutte le città e cittadine, a discapito dei grandi supermercati che sono un museo degli orrori. Grazie Giannozzo. Grazie, e allora speriamo anche che questo nuovo ministero alla sovranità alimentare in qualche modo porti un po' di giustizia nella giungla prodotta dal saccheggio di cui parlava Giannozzo. Vedo un'altra, e se qualcuno ha già delle notizie su questo fatto, sul fatto che ci sia un nuovo ministero alla sovranità alimentare. Sovranità o sovranismo? Sovranità. No, perché sovranità ha un senso, sovranismo, sovranismo non ci piace. Ma infatti lo chiamano sovranità, però il sospetto, interpretazioni che guardano più a un discorso di autarchia e quindi più di sovranismo. Questo perlomeno quello che vedo in termini di commenti, e mi fermo qua. Okay. Il sospetto che ci sia un problema di sinonimi, qualcuno li considera sinonimi. Allora è stato uno sbaglio, diciamo, insomma. Okay. Però il problema approfittiamo del fatto che il nome è sovranità e sosteniamolo come tale. Comunque c'è un problema che finché i costi sostenuti dalle piccole aziende, dalle aziende che lavorano in modo che producono cibo senza veleni, diciamo così, per mettere insieme un po' tutte, no? Biologico, biodinamico, eccetera, eccetera. Il sostegno a queste aziende in pratica poi non c'è, perché finché la PAC continua a finanziare l'agroindustria, i grandi allevatori, eccetera, eccetera, tutte queste realtà vengono schiacciate. Certo, le iniziative locali e più o meno locali sono molto importanti, ma ci vorrebbe proprio una sterzata, insomma. Vedo una mano, Gabriella Poma. Sì, buonasera a tutti. Ciao Giannozzo, noi ci siamo conosciuti negli anni 70 da Girolomoni agli esordi proprio di queste tematiche e della bioedilizia e dell'agricoltura biologica. Sono molto felice di essere qui, anche soltanto come persona molto normale, perché nonostante abbia studiato e mi sia interessata a queste tematiche per tutta la mia vita, da quegli anni là, e io ho avuto soltanto una piccola esperienza commerciale diretta, entrando in società in un'azienda, in una commercializzazione di prodotti biologici in un negozio, e dalla quale poi sono stata fregata, truffata, umiliata, e dalla qualcosa non mi sono più ripresa commercialmente. Ho continuato a fare le mie battaglie, come sempre, perché in quegli anni, avendoci messo la faccia, perché sono una persona conosciuta qui nella mia città, per altri trascorsi commerciali della mia famiglia, avevo convinto le persone che facendo semplicemente una spesa oculata, non come quando si fa al supermercato con il rimbambimento della musica e delle promozioni che loro ti mandano a tutto volume in modo da rimbambirti e non farti capire cosa stai mettendo nel carrello, ma
venendo a comprare semplicemente prodotti biodinamici, biologici, sì, allora vi parlo dal 2001 al 2003, tutto compreso, è chiaro che i prezzi erano diversi fra l'avvelenato e il biologico. E fra l'industriale fatto da macchine e quello fatto a mano da piccolissime allora aziende, Chiba o Le Volante, tutte quelle che adesso fanno parte del circuito di Natura Sì, le ho provate tutte, cose che allora erano veramente meravigliose, adesso non ci vado più perché nella mia città il punto è gestito proprio da quelli che mi hanno truffato. Il discorso mio è questo, la grande distribuzione ha sui suoi scaffali il biologico un po' per tutti, io lo compro, lo provo, sono curiosa, perciò provo tutto quello che dove c'è scritto bio. Chiaro che ogni tanto vengono fuori le truffe anche fra le nostre cose amate, però i piccoli negozi oggi come oggi non ci sono più. Io da quell'esperienza lì, anche se avrei voluto riaprire subito, non ce l'ho fatta da sola ad affrontare questa cosa, questo shock che mi ha segnato. Perciò ho continuato a cercare, e a Cesena per fortuna ci sono delle alternative, e adesso ci sono anche i mercati, quelli che Giannozzo, che tu Giannozzo nominavi, certo in ogni quartiere sarebbe l'ideale, la cosa che tutti sogniamo, perché veramente i contadini ci sono, anche qui in Romagna, a Cesena ce ne sono tanti che fanno il biologico e diversi che fanno anche il biodinamico. Noi qui abbiamo negli anni 70 fondato l'Eco Istituto delle Tecnologie Appropriate con i fratelli, adesso non mi viene il nome, comunque vabbè, era un riferimento molto importante, con una biblioteca straordinaria, spero ci sia ancora, devo andare a giorni a contattarli. Che dire, l'idea dell'educazione alla spesa viene, secondo me, prima di tutto. Dopo l'educazione al contadino, chiaramente, che per fortuna adesso c'è, non ci sono più i vuoti che c'erano quando ero giovane io. I ragazzi che si avvicinano all'agricoltura adesso lo sanno, che o fanno biologico o fanno biodinamico oppure niente, cioè non si può andare sempre dietro alla meccanizzazione. Io ho due nipoti, tutti e due diplomati all'agraria, perciò gli sono stata dietro fino al diploma, l'ultima adesso, la più piccola, diciottenne. E per me è fondamentale questa cosa, l'educazione, non si deve mai smettere di poter educare giovani e meno giovani, tutti quanti, a non avere paura di comprare biologico, perché è fondamentale per la nostra salute. Io non so neanche cosa voglia dire il medico, per fortuna, non lo so. Il mio medico è disperato, perché quando vado là sono io che propongo le cose, no? Non è lui che mi dice cosa devo fare. Ok, ecco. Il discorso è questo: educare alla spesa. Se le persone comprano solo quello che serve realmente e lo comprano biologico, biodinamico, quello che è, pagandolo quello che è, perché se noi ci spaventiamo se una busta di ceci costa 2,50 euro anziché i 50 centesimi di quella che troviamo industrializzata. Non facciamo il conto che una busta di ceci ci dura 10 pasti, 22 centesimi a pasto? E allora cominciamo a ragionare con le persone che abbiamo davanti e diffondiamola questa cultura dell'educazione alla spesa, perché è fondamentale. Non ci sono alternative, non ci sono alternative, soprattutto con i giovani, perché ridono, anche i miei nipoti stessi ridono delle volte di fronte alle mie affermazioni, ma loro sanno da quanti anni sono dietro a questa cosa. E piano piano si stanno avvicinando, per forza di cose, perché stanno male mangiando normalmente quello che comprano nel supermercato. Allora, chiedo scusa se mi sono un attimo dilungata, però questa cosa mi preme tantissimo, mi appassiona da sempre, e quello che è il mio avvicinamento alla natura, avendo avuto tre figli, poi l'ho fatto da sempre,
negli anni 90 ho cominciato a seguire l'aromaterapia, sono 30 anni che la faccio. Non ci sono alternative alla naturalità se vogliamo vivere bene, altrimenti addio. E non parliamo poi del Covid e dei vaccini, perché preferisco non addentrarmi. E grazie Giannosso di questa cosa meravigliosa che hai programmato, se sei stato tu a programmarla. E verrò presto a Firenze, però, e spero di poterti trovare, perché altre volte non ti ho trovato, e poter fare una lunga chiacchierata anche su queste tematiche comuni. E grazie a tutti voi, mi sono persa purtroppo la prima parte e anche Vandana Shiva. E buona serata a tutti quanti, vi seguo adesso per la chiusura. Scusa, Teresa, volevo solo dire che sono Pinuccia, che l'istituto, l'ecoistituto delle tecnologie appropriate è quello di Gianfranco Zavalloni. Esatto, esatto. Sì, sì, Gianfranco è un carissimo amico e anche i suoi fratelli, che non c'è più purtroppo. Purtroppo non c'è più, esatto. Sì, ma sua moglie porta avanti tutta la sua teoria della scolarizzazione al tempo di Lumaca, la lentezza della lumaca come educazione per i bambini. Ed è una cosa meravigliosa quello che stanno ancora facendo quelli che sono rimasti dopo di lui, e la divulgazione dei suoi testi. E poi è stato anche un grande artista. Noi qua abbiamo le stampe romagnole con i suoi disegni meravigliosi, e anche i suoi fratelli adesso non hanno più riaperto l'ecoistituto dopo diversi anni che abbiamo cercato di sostenerlo in qualunque modo, ma sto spingendo, spero di farcela per la sua riapertura, perché oltre alla bellezza del luogo, della bioarchitettura con cui l'hanno costruito, e lì dentro si facevano dei convegni nazionali veramente eccezionali. Spero che qualcuno di voi sia venuto, e comunque cerchiamo di farcela. Adesso sto cercando braccia e menti abbastanza forti per sostenermi in questa mia impresa. Vi saluto di nuovo, scusate se mi dilungo ancora. Molte grazie davvero anche per questa esortazione, insomma, all'educazione alla spesa. Aggiungerei anche, cerchiamo di fare il più possibile, di impegnarci per le mense scolastiche bio, perché forse è anche quella una strada, assieme all'educazione alla spesa. Sì, sì, ma infatti ne siamo stati forse tra... Io volevo forse precisare una cosa. Cioè, se non si riesce a costruire una strategia coinvolgendo tutti i gruppi, le associazioni, i comitati, perché ce n'è infiniti in Italia, sì, su degli obiettivi precisi, perché attualmente le istituzioni hanno solo verso di loro le spinte dall'alto, ma una strategia, diciamo, dal basso, dalla gente che fa le cose sul territorio, non c'è. E secondo me il punto chiave di partenza di questa strategia è richiedere, volere, decidere alcuni punti essenziali. C'è una nuova agricoltura contadina che ha quelle caratteristiche che dicevamo, che si organizza per territori, per ambiti, diciamo, per ambiti che si potrebbe chiamare ecodistretti, non solo biodistretti, ma ecodistretti che vedono tutto, diciamo, il ciclo ecologico, e che pretendano a livello diverso, perché già per esempio per la spinta sempre della Coldiretti, che ha fatto i suoi mercati, diciamo, chiamiamoli come li chiamano loro, insomma, e quindi ha chiesto la liberalizzazione con la legge nazionale, che i comuni possano liberalizzare la vendita diretta da parte dei produttori come vogliono, diciamo, teoricamente, fino a un certo punto. E questa liberalizzazione va portata a un punto ancora più estremo, perché in realtà i sindacati agricoli, quelli principali perlomeno, i tre principali, hanno tutti l'interesse a più pubblicazioni che varietà. Se pensiamo, diciamo, intorno al 2000,
che hanno ottenuto dal governo l'obbligo dell'iscrizione alla Camera di Commercio, che non c'era mai stata, facendo un rapido calcolo. Oggi ci sono 2.000 attività agricole, se si mette questo obbligo si ridurranno a 1 milione. Però quel 1 milione significherà 60.000 posti di lavoro davanti a un computer nei nostri uffici. E questa è un po' tutta la tendenza di questa agricoltura imprenditoriale, industriale, quindi non contadina. Una serie di leggi per costituire un nuovo insieme di leggi per l'agricoltura contadina dovrebbe promuovere il reddito di contadinanza, un nuovo catasto agricolo, il diritto all'analfabetismo burocratico e elettronico per chi fa questo tipo di agricoltura, la libertà di vendita diretta senza burocrazie, l'abolizione dell'IMU per queste zone liberate, dove non si fa più un'agricoltura che inquina, dei centri sementieri, come c'erano e in parte ci sono rimasti, come per esempio dipendeva dalla provincia di Vicenza, c'era un centro dove si andavano a prendere i semi delle vecchie varietà, delle antiche varietà, e poi si mescolavano da noi. Quindi c'è tutta una serie di leggi e regolamenti che possono venire fuori per liberalizzare la piccola agricoltura e quindi anche la vendita diretta. Lasciamo stare se è chilometro zero o chilometro uno, ma questo rapporto diretto fra chi coltiva e la vendita diretta, cioè l'agricoltura contadina, ha alcune caratteristiche essenziali. Primo, di essere parte di una comunità, quindi non basata sulla concorrenza. Secondo, di produrre per sé, oltre che per gli altri, per la propria alimentazione, e di usare dei mezzi di produzione propri o comunque poterli elaborare anche come tecnologie adatte a quell'attività, a quel luogo, eccetera. Ecco, tutte queste caratteristiche sono tipiche dell'agricoltura contadina, finché non si fa una chiara distinzione fra agricoltura contadina, che è l'unica che può effettivamente applicare questa straordinaria lancio genetico che ha fatto Salvatore e Stefania Grando con mescolando le varietà, è una cosa che le multinazionali non possono fare ed è uno strumento indispensabile per l'agricoltura contadina. Ci abitueremo a mangiare 15 colori di pomodori nel nostro piatto, se si hanno 15 pomodori diversi. Ecco, ma in tutti i campi, quindi anche questo discorso del miglio, per esempio, ci sono dei piatti di miglio che sono di una bontà incredibile, ma non sono solamente il miglio. Ecco, allora, questa cosa qua mi sembra essenziale, che è un movimento che deve nascere, non sono solo delle tecniche individuali. E quindi in questo io chiudo il mio intervento rileggendo questa frase di Vandana, che abbiamo messo in copertina: quando milioni di teste, cuori e mani si mettono in risonanza, si presentano nuove possibilità. L'impossibile diventa possibile, la certezza del collasso diventa possibilità di tornare una famiglia della terra. E l'alba, come dice in una canzone di Battiato, come è difficile vedere l'alba nell'imbrunire, e invece è questo che noi dobbiamo fare, ma lo possiamo fare se danzando, ognuno a suo modo, si mette in piedi un tipo di politica che è basata sull'orchestra e non su Napoleone e il suo esercito.
Grazie, grazie. Giannozzo sta proponendo una vera rivoluzione culturale, ci sono forze politiche che la vogliono realizzare proponendo leggi e norme nuove, non lo dico io, lo dice Federico, lo scrive Federico Valerio, ma io vorrei chiedere a Giannozzo, prima di chiudere, perché l'hanno chiesto in diverse persone, dove si può acquistare l'Ecologist? Quindi siccome è veramente un volume interessantissimo con tanta, tanta informazione. E allora si può acquistare, si dovrebbe poter acquistare in qualsiasi libreria. Se uno va alla libreria dice voi diciamo approvvigionatevi nel distributore, perché abbiamo i distributori regionali, quindi la Mescat a Milano, c'è il Ferrari a Padova che copre il Triveneto, e poi c'è un distributore in Toscana, quindi si dovrebbe poterlo ottenere nelle librerie se lo chiedono ai distributori, altrimenti telefonando, se uno vuole, lo vuole inviato direttamente a casa eccetera, telefonando al numero della libreria editrice fiorentina la mattina, perché chi fa le spedizioni c'è la mattina dalle 9 alle 1, oppure in internet sul sito della LEF, della libreria editrice fiorentina, si può ordinarlo. Grazie, io stamattina la libreria Ubic di Cesena l'ho chiesto e l'hanno trovato e credo che mi arriverà presto. E una conclusione mia velocissima, ricordiamoci tutti che la potenza dell'educazione alla spesa è una potenza enorme politica. Se tutti smettono di comprare robaccia, porcheria e cominciano piano piano ad educarsi di nuovo i palati alle cose sane, migliorerà tutto, ma è un'azione potentissima politica, potente, potente, potente. Grazie mille, grazie di avermi ascoltato. Anche perché è nel nostro potere dove andare a comprare, esatto. Cosa comprare, esatto. Sapendolo, quindi esatto. Forse rifiutare i veleni. Esatto. Fatte con le macchine industriali, ma come si può? Spera che io non lo concepisco. Va. Sì, ma in questo la conoscenza e la consapevolezza è fondamentale, perché sennò la risposta, la prima risposta costa di più, no? Il biologico costa di più. Poco, sì, non che non è vero, che non è vero, ma dico la prima... alla fine si risparmia. Sono perfettamente d'accordo. Gabriella, io mi chiedo, sì. Ma quando un consumatore alla Coop vede i fagioli dal Minnesota che costano meno di quelli prodotti locali, ma due domande, non se le fa? Come questo è possibile? Però anche questa mattina, certo. Sì, ma magari non ha neanche l'idea che esistono quelli locali, voglio dire. Infatti, io ho citato i fagioli perché da quando noi siamo rientrati in Italia ho scoperto che è una delle specie per le quali l'Italia ha ancora una ricchezza e una diversità incredibile. Soltanto in Sicilia, una ricercatrice dell'Università di Catania ha pubblicato uno studio in una zona limitata della Sicilia dove ha descritto 80 varietà diverse di fagioli. Noi la settimana prossima, il 24, saremo in Basilicata. Perché in Basilicata, dove c'è una cultura della biodiversità incredibile, un istituto che l'Agenzia Lucana per lo sviluppo di innovazioni in agricoltura, che si chiama Alzia, noi lavoriamo con loro da 5 anni sui miscugli di fagioli rampicanti locali. Il 24 di novembre tutti gli anni organizzano una giornata della biodiversità, durante la quale premiano un agricoltore custode, e quest'anno avremo gli studenti di diverse scuole e presenteremo una pubblicazione che riassume questi 5 anni di lavoro. Ecco, pensate, in quel caso, con questi miscugli di fagioli rampicanti che sono stati fatti dopo aver fatto le prove di cottura con l'Istituto Alberghiero di Maratea, questi pacchettini di fagioli da tutti i colori vengono in questo momento commercializzati in Basilicata. Quindi ritorniamo a quel discorso che faceva anche Stefania, fare questo tipo di agricoltura crea anche reddito. Certo, assolutamente. Ma noi ne siamo convinti. Stefania?
Dunque, scusate, sono le 7, ci sono due richieste di domande e forse si può fare un giro, non lo so, se qualcun altro vuol fare domande, che lo chieda adesso o mai più. No? E mi permetto di prendermi un minuto per dirvi, potrei dovervi abbandonare fra poco, perché io compro la verdura dal contadino e me la porta a casa. Intorno alle 7 di solito mi suona e a quel punto vi abbandonerei per scendere nel portone a prendere la spesa. Chiusa la parentesi. Certo. Stefania? Ecco, io più che una domanda avevo un commento, perché se parliamo comunque di avere cibo prodotto in maniera biologica, quindi colture biologiche, non ci dobbiamo mai dimenticare che il tutto dipende anche dal seme, perché certo, oggi c'è questo grosso problema di approvvigionamento del seme da parte di piccoli agricoltori o anche grandi agricoltori che vogliono produrre biologico. Questo lo aveva accennato anche Salvatore, e questo a questo proposito c'è in pratica il nuovo regolamento europeo del biologico, l'848 del 2018, che permette quindi ad agricoltori di costituirsi come ditte sementiere. Adesso, quando parliamo di ditte sementiere, non parliamo sempre del diavolo, parliamo anche di piccole realtà contadine, che quindi permette di produrre e vendere seme, per esempio, di quelle che oggi Salvatore ha presentato come popolazioni evolutive e che nel regolamento vengono presentate come materiale eterogeneo per il biologico. Ecco, questo materiale fino a poco tempo fa non era sul mercato e non si poteva vendere, per cui agricoltori trovavano difficoltà ad acquisirlo e a scambiarlo. Quindi ecco, secondo me alcune cose stanno cambiando, però anche lì ritorniamo al discorso della conoscenza. Oggi molti agricoltori hanno perso parte della conoscenza di come produrre il proprio seme, di come immagazzinarlo, di come pulirlo, di come mantenerlo fino alla semina successiva. Quindi questo, comunque, c'è anche questo discorso da fare. E comunque esistono le banche del seme, in Romagna ce ne sono due o tre. Sì, ma le banche del seme non danno seme, cioè se io voglio produrre qualcosa che mi possa far reddito, inteso nel termine buono, la banca del seme non è sufficiente. Cioè io posso andare alla banca del seme, magari avere piccoli quantitativi di vecchie varietà o di vecchi tipi, questo lo posso fare, però anche lì ritorniamo al discorso della conoscenza. Se io non ho le capacità, i mezzi, le possibilità di poter riprodurre questo seme, di poterlo raccoglierlo, di poterlo stoccarlo, di poterlo mantenere, io rischio di perderlo. Quindi le banche del seme ben vengano e sono una grandissima fonte di materiale, però soprattutto se poi vogliamo diffondere materiale che prendiamo dalle banche del seme, questo va prodotto in quantitativi un po' più elevati e va distribuito. Oggi come oggi questo non è possibile fra agricoltori. Volevo segnalare una cosa, forse la conoscete già, c'è stata una ricerca universitaria che si chiamava Ricerca Diffusa, che su richiesta inviavano a casa tutta una serie di semi di fagioli, se non sbaglio. Sì, la Politecnica, ecco, delle Marche. Esatto, sì. Secondo me... Collaboriamo con loro, infatti. Sì. Ah, ecco, allora vi taccio. Sì, però anche lì, ecco, vengono mandati... Il problema non è tanto ritrovare diversità, perché ci sono diversi modi per poter ritornare ad avere accesso alla diversità, per poterla poi ricoltivare. Il problema è di cominciare da pochi semi, perché anche in quel caso mandano pochi semi, 4-5, che poi uno deve, ecco, se uno poi invece vuole passare a coltivarlo su larga scala, questi vanno moltiplicati, vanno trattati in un certo modo, ecco, ed è lì dove io facevo leva sul fatto che si è persa questa conoscenza. E quello che stavo dicendo prima, cioè con l'848, con il nuovo regolamento biologico
europeo del biologico è entrato in vigore all'inizio di quest'anno, per gli agricoltori è possibile produrre seme di popolazioni evolutive e di poterlo legalmente vendere, purché diventino ditte sementiere, ovviamente, dicevo prima, piccole ditte sementiere agricole. Ecco. Quindi, secondo me, questo già è un cambiamento epocale. Speriamo nella loro onestà. Certo. Ritornando alle banche del seme, non è poi semplicissimo per un agricoltore singolarmente accedere alle banche del seme. Noi, io e Stefania, stiamo aiutando, per esempio, degli agricoltori in Molise a recuperare vecchie varietà di ceri. Però ecco, noi gli diamo una mano perché grazie ai tanti anni passati all'estero conosciamo le persone che lavorano in diverse banche del germoplasma e in quei casi ovviamente le conoscenze personali possono aiutare. Però per un singolo agricoltore accedere ad una banca non è semplicissimo, si deve in qualche modo appoggiare a qualche istituzione che sappia come si fa, perché si tratta di scrivere, poi ci sono permessi di importazione da chiedere al Ministero, tutto è possibile, voglio dire, non è che sia complicatissimo, però per un singolo agricoltore potrebbe essere un po' complicato conoscere tutti i passaggi che bisogna fare. E vorrei anche dire che ci sono banche del seme qui in Italia che non danno seme né a agricoltori né a ricercatori, ecco. Quindi siamo a questo. Sono i mercatini. Va bene. Io vi lascio perché ho due cose da finire e ho bisogno di concludere alcune cose. È una gioia infinita avervi ascoltato e spero di trovare la registrazione di tutto questo in modo da poterla riascoltare fin dall'inizio che mi sono persa. La registrazione è già praticamente sui nostri social, pagina Facebook di Eco Istituto e canale YouTube di zenzero.org. Se vai sui siti le trovi. Hai detto Eco Istituto? Vai sul sito di Eco Istituto, da lì ti manda sulla pagina Facebook dove c'è la registrazione. Va benissimo, grazie mille a tutti. Prego. Buona serata a tutti. Grazie. Possiamo... Mi pare che possiamo concludere. Scusate, perché sono tornata adesso. Mi pare che Nadia sia già uscita, vero? C'è ancora Nadia Shalabba? È già uscita. No, se voleva in qualche modo intervenire a conclusione. Non la vedo. No. Non la vedo. Quindi con tanti buoni propositi speriamo di rivederci presto con qualche novità, insomma. Dunque, io posso... Nadia mi ha mandato un messaggio. Nadia aveva mandato un messaggio dicendo, scusandosi, che doveva lasciare. Sì, infatti, quindi già, sì. E allora un buon lavoro a tutti, visto che tutti siamo impegnati su questo fronte, insomma, è un percorso accidentato, ma cerchiamo di farcela. E comunque mi pare che quello che diceva Giannozzo alla fine, insomma, cerchiamo di lavorare per mettere insieme le diverse realtà e forse è più facile raggiungere qualche obiettivo. Sì, io se posso vorrei ribadire l'importanza dei gruppi di acquisto solidale. Nel senso che sono già un'organizzazione che ha presente tutti questi problemi. Io vi dicevo, sono andata a ritirare la spesa nel portone ed è uno dei contadini nella fascia di Genova, nella cintura di Genova, che fa parte del gruppo di acquisto solidale e consegna la spesa a domicilio. Quindi il gruppo di acquisto e ormai cominciano a essere realtà che si possono trovare in tutte le città, no? Il gruppo di acquisto ha già i suoi riferimenti per poter fare una spesa sostenibile e corretta, insomma. Se mi permettete, prima di chiudere, vorrei ricordarvi che appunto la registrazione di questa, come della precedente, la si può trovare sui social sia di Eco Istituto che di Zenzero, APS Zenzero, scusate, e la prossima conferenza del ciclo sarà non martedì prossimo,
ma martedì 29 novembre, sempre alle 17, e il protagonista della giornata sarà Ugo Bardi, professore dell'Università di Firenze e del Club di Roma. Bardi presenterà il suo nuovo libro, che è uscito, vedo il titolo solo in inglese, non so se c'è stata la traduzione nel frattempo, ma è Prima del collasso, una guida sull'altro lato della crescita. E ci presenterà il suo libro, parleremo con lui, condurrà il dialogo insieme a Pinuccia Montanari, condurrà Federico Valerio. Io vi saluto e vi do appuntamento, come vi hanno detto, fra 15 giorni. Buona serata a tutti.